Buonasera, guys. Allora, siamo qui oggi per parlare di un argomento importantissimo, ovvero il discorso dei contratti. Allora, prima di iniziare, ci tengo a specificare due cose. La prima è che ciò che vedi su questo canale non è legge, però cercherò di darti delle motivazioni per cercare di convincerti che ciò che io ti vado a spiegare ha una base su cui io comunque ci ho ragionato, non è che l'ho visto in giro da qualche parte, roba del genere. Ti spiego il ragionamento che ho fatto io, vediamo se noterai anche tu qualche somiglianza su dei dettagli che magari hai notato anche da solo. Prima di iniziare, però, ci tengo a dirvi una cosa. Innanzitutto voglio ringraziarvi perché io non me l'aspettavo una cosa del genere. Infatti, se avete visto quando ho caricato tanti video, sono 5 giorni che non carico un video. È perché, ragazzi, io lavoro come tutti, 7-8 ore al giorno. Quando finisco, io devo gestire, no? Discorso dei coaching, il discorso ovviamente di YouTube, rispondere ai commenti, Telegram e tutto quanto. Solo che adesso, ormai sa un mesetto, c'è stato un boom di richieste a livello di coaching, infatti si è andata a creare una lista d'attesa. Stiamo parlando di tante persone, no? Io all'attivo adesso nella quarantina, ma al di fuori ce ne sono di più che aspettano. Quindi la lista si sta allungando, però tranquilli perché sto lavorando a dei progetti, siccome ragazzi io non ho un limite orario, cioè io non è che dico tu vieni da me che ti alleno per 6 ore e poi ciao, t'arrangi. In 6 ore si possono fare grandi passi, ma non ti posso stravolgere il gameplay. Quindi io sono aperto a seguire una persona per il tempo necessario in cui vuole che io la segua. Ciò, diciamo, comporta che ovviamente se una persona vuole essere allenata per tanto tempo, le altre persone devono aspettare. Quindi io non caccio assolutamente nessuno, però sto lavorando a un progettino per riuscire ad aiutare tutti quanti, anche le persone che sono in attesa. Quindi state pronti, tutti quelli che mi hanno già mandato le mail, ne riceverete una nel giro di una settimana e mezza, due massimo, che vi spiegherà qual è diciamo, l'aiuto più importante che io posso darvi per non lasciarvi lì a girarvi i pollici, ok? Quindi vedrete, sto lavorando a un bel progetto, adesso mi occuperà tutto venerdì, sabato e domenica, quindi sarà una bella cosa. Allora, andiamo avanti. Perché questo argomentone? Allora, io durante i coaching vedo molto spesso, soprattutto allo start, giocatori che quando decidono di approcciare al game scendono, pingano un contratto, non è che pingano la zona, pingano il contratto e si fiondano senza ragionare sulle conseguenze. Allora, io volevo porvi questo ragionamento. Allora, partiamo da un presupposto, ok? Allora, il gioco ha uno scopo, che è quello di guadagnarci, ovviamente, e quello di intrattenere. Cioè, un gioco funziona se riesce a intrattenerti, se riesce a tenerti lì incollato, no? E come fa a tenerti incollato un gioco? Ti fa annoiare? No. Cerchi in ogni modo di accelerare i ritmi della partita, che tu lo voglia o no. Quindi che cosa succede? Allora, se l'algoritmo del gioco, come nel multiplayer con i respawn, ha l'obiettivo di, diciamo, portarti a fightare, perché quello è l'obiettivo, ragazzi, è generare vincitori di fight o perdenti nei fight, quindi gulag e tirite le varie. Quindi l'introduzione dei contratti, che sono unici nel discorso Battle Royale, che poi molti di noi ce lo dimentichiamo, ma è la caratteristica principale di questo Battle Royale, che poi carrelli e altre cose c'erano già su Realm Royale, per chi lo conosce. Quindi, cioè, hanno fatto un miscuglio, un pentolone, e hanno aggiunto i contratti, che sono stati una cosa interessantissima, tra l'altro. Ma qual è il discorso importante legato ai contratti? Come vi ho detto, hanno un algoritmo. L'algoritmo è quello di portarti a fightare. Ma vi faccio delle prove tangibili. Allora, intanto cambiamo un attimino schermata. Allora, quali sono le prove tangibili? Partiamo ad esempio dalla taglia. La taglia è, ad esempio, uno di quei contratti molto particolari che adesso c'è stata anche l'aggiunta della super taglia. Allora, la taglia che cosa fa? Vi ricordate su Verdansk, quando atterravate e io dicevo sempre non prendere la taglia appena atterri, aspetta un attimo, perché c'è il rischio che la taglia andava su uno che era ancora sull'aereo o si era appena droppato ed era in volo, perché era nel tuo raggio
livello di metri, perché il gioco non sa se il nemico è a che altezza è rispetto a te. Guarda il raggio dei metri. È un raggio, come se tu avessi un radar, no? Ecco, il problema è che così facendo, se la taglia la pigliava uno in volo, chissà dove ti arrivava, no? Ma di base la taglia nella prima safe te la dà molto vicino, ma molto vicino, perché il suo scopo è quello di farti fightare con quella taglia nelle prime fasi del game. Facci caso che più vai avanti, più passiamo alla seconda, terza safe, seconda ancora così così, però terza safe, quarta safe, le taglie che prendete, ragazzi, le dà dall'altra parte della mappa. E perché questa cosa? Le dà dall'altra parte della mappa perché vuole che crossando per andare da quella taglia generate fight, generate scompiglio. Voi direte, quindi solo la taglia è così, anche la super taglia, allora è vera o no? Ragazzi, oggi mi è stata pioppata una super taglia con 4 kill. Ero allo start, è impossibile, ok, ero in coaching perché lo sapete che ormai motivo per il quale poi ci farò un video, non porto più gameplay, non riesco più a giocare, io accendo la play per lavorare, ho PC, quindi non riesco a portare i gameplay, eccetto nelle mie live, quindi se volete passare a vedere, link in descrizione. Che cosa succede? L'aspetto interessante è che quando noi andiamo a utilizzare la super taglia, non dà il team con più kill nella lobby. Dà il team con più kill che decide lui. Cioè, se è allo start, la super taglia non te la dà dall'altra parte del mondo, ti dà la super taglia nella zona limitrofa, cioè nell'arco deciso dal gioco, la squadra con più kill, un singolo con più kill. Lì ero allo start, ero sceso a sub 10, penso a sub 10, non lo so, non mi ricordo, e praticamente io lì ho fatto 5 kill allo start, no? Lì sotto, nei bunker. Mi hanno pioppato la super taglia, l'ho visto perché quando mi hanno ucciso ha lanciato il VSAT. Quindi, come è possibile super taglia? Io, cioè, figurati se a pick non c'è qualcuno che ha più, molte più kill di me. Quindi, tranquilli, che anche lì è l'algoritmo che l'ha scelto. Voi direte, e gli altri contratti? Gli altri contratti sono peggio della taglia. Parliamo della bandiera, ad esempio, no? Della bandiera. Parliamo ad esempio della bandiera, no? Quindi che cosa fa la flag? In questo caso, voi lo sapete, l'obiettivo è quello di spottarvi le safe, eccetera, eccetera. Ma ci fate mai caso che la bandiera ogni 3x2, appena l'attivate, vi arrivano addosso i team? Voi direte, ma che sfiga, quante volte ho sentito dire questa frase nel coaching? Che ogni volta che prendevano un contratto ci morivano, ma che sfiga. Ma non è sfiga, è il gioco che vuole farti fightare. Cosa fa? Ti dà la bandiera vicino al team. Di solito la bandiera, fateci caso, ma ve lo assicuro, ci metto la mano sul fuoco. Quando a voi su schermo vi esce ricognizione nemica nella vicinanza, adesso mi ricordo la frase giusta, vi guardate attorno, ma ci fate caso che la distanza tra voi e la bandiera è sempre la stessa? Non capiterà mai che voi mentre state giocando vi esce una bandiera nella casa accanto, ok? A meno che non l'avete già vista, che c'è lì la base, devono venirla a catturare ed è un altro discorso. Ma di base, ok, se i nemici sono veloci a prendere la bandiera e andarla a catturare, la bandiera in quel frangente viene messa a una distanza equa dal nemico, in modo tale che riuscite a far partire il flare e che poi vi vengono addosso. Vabbè, quindi diciamo che però. Diciamo che la bandiera è abbastanza utile, ok? È abbastanza utile allo start, soprattutto magari in un torneo dove dovete capire un attimino dove andare a parare. Anche se una delle skill più importanti, ricordatevi, è cercare di già in fase, mentre siete in volo proprio, anticipare dove potrebbe andare a chiudersi la safe successiva. È molto importante questo dettaglio, perché se andate a caso, per contratti, non finisce mai bene. Quindi abbiamo già visto, quindi la taglia la dà per farvi fightare, la ricognizione anche. Ora c'è lo sciacallo. Vi siete mai accorti che lo sciacallo, se siete isolati, che la dà spesso lo sciacallo isolato, cioè l'obiettivo del gioco è aiutarvi a fare soldi, eccetera. Se
Se non ci sono team in zona, lo sciacallo ve lo dà di casa in casa, cioè un metro, una casa a un metro tra l'altra, tra una casa e l'altra. Se ci sono team in zona, infatti quando ci morite magari avete preso lo sciacallo, è quando lo sciacallo viene messo a più, cioè molto distanti tra di loro le casse, perché ti sta portando verso una zona critica. Però è anche vero che alle volte ti sta portando verso il carrello. Cioè, molto spesso se non ci sono nemici e tu non hai un carrello in quella zona lì dove c'è la città, quindi non te ne dà uno accanto all'altra, ma il carrello è proprio lontano, lui cosa farà? Ti darà i contratti, scusate, le casse in sequenza vicino perché ti portano al carrello. Quindi anche lì è un aiuto però che dà, ok? Non vediamola come cosa negativa, è un aiuto che lui dà a te e ti dice: guarda, non ci sono nemici, datti una mossa, fatti le armi, levati dalle balle, prendi le cose, vai al carrello e riprendi. Quindi io ho visto questi dettagli qua. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, adesso qui ci sono un po' di, insomma, tanti altri dettagli. Adesso gli altri non li commentiamo, però ad esempio perché allora, la corona ve lo dico, cioè è una cosa ovvia, la corona la pigli, sei pingato. È un avvio costante nella mappa del nemico. C'è tanto da dire. La corona è lì, la pigli, ti serve per restare, è pieno di corone. È il contratto più presente in giro per la mappa. Poi vabbè, ma gli altri, senza stare a parlarli singolarmente, però un esempio che mi viene da fare è molto spesso durante i coaching, che ci sono tanti altri, io sono lì che gioco. Magari rimango da solo in vita, gli altri due hanno perso il gulag, mentre ritorno mi dicono: dai, prendi il rifornimento e ressami. Io sinceramente il rifornimento lo evito come la peste. Perché? Allora, innanzitutto è quasi meglio trovarsi i soldi per i fatti propri, dato che è piena caldera. Ma il rifornimento, molto spesso, quasi sempre, vi porta non nel carrello più sicuro, ma nel carrello meno sicuro. Dai, ditemi la verità. Quante volte quando andate, non lo so, a prendere questo contratto e andate al carrello, vi dite: cavolo, ma com'è possibile che c'è un team? Non è che non è possibile. Il gioco rileva qual è il carrello con più nemici in zona e ti ci manda. Poi magari ti va di fortuna che nel momento in cui tu devi andarci, un po' lontanino, i nemici si sono spostati. Però, tendenzialmente, il gioco vuole questo. Ma per avvalorare questa tesi, senza parlare di contratti, volevo proprio aiutarvi a ragionare su questo. Cioè, non so se ci fate caso, ma molto spesso, anche con piccoli dettagli, come ad esempio, non lo so, i flare quando qualcuno ressa, quando qualcuno cattura, ogni azione, anche il fumo della cassa che scende, anche, ecco, la cassa che scende, la cassa dei rifornimenti, no? Quante volte, mentre siete lì per i fatti vostri, dice: cassa nemica, rifornimento in corso. Ti guardi attorno, ti cade un metro. Poi magari ci sono quelli lì che hanno chiamato a contratto, che sono dall'altra parte del mondo e stanno venendo lì. Quante volte vi capita che vi arriva quella cassa lì che fa il fumo verde? È del contratto. E vi arriva addosso così, però quei poveri cristi l'hanno chiamata da un'altra parte e dicono: ma come mai gliel'ha data loro? Perché il gioco vuole farvi fightare. Non è che vi vuole morti, però non vuole che andiate a passo, una lumaca. Vuole ritmo, molto ritmo. E voi direte: ma Fury, non regge la cosa che stai dicendo, perché Verdansk era una mappa da ritmo, Caldera non lo è. Sinceramente, vi dirò una cosa che ho notato. Ho come la sensazione che essendoci molte più cover, molte più zone sicure, quindi alberi, pietre, verde, la gente, eccetto nell'endgame, mi spiace, nell'endgame è vero, ma durante i game normali la gente si sente quasi più protetta da questa vegetazione, da questa struttura e si muove di più. A me capita molto più spesso di fare kill in open qua che su Verdansk. Cioè era difficile uccidere su Verdansk.
Se uccidevi, uccidevi in un cross da una città all'altra. Qui, becchi gente in open, che obiettivamente non sta andando da nessuna parte, però dicono, dai che sono sereno. C'è il fiumiciattolo, c'è il corso d'acqua, c'è la cascatella, c'ho la palma, c'ho l'alpino. Quindi, insomma, essendoci tutte queste sorte di vegetazione, tutte queste case agglomerate di case con pochi piani a differenza dell'altro gioco, ricordate? Dall'altra parte, quante case avevano un piano o solo il piano terra? Qui perché gli edifici hanno pochi piani, eccetto in determinate città? Perché hanno capito che è meglio creare ambientazioni con più edifici bassi, ma di più, piuttosto che pochi edifici e alti, dove la gente ti va a camperare sui tetti, dove la gente ti va a camperare nelle finestre. Qui gli edifici dove puoi camperare a livelli alti, li trovi solo ed esclusivamente in determinate città. E sono due o tre. Tutte le altre hanno edifici bassi. Quindi, oppure un mix. Devo notare questa cosa. Quindi, secondo me, questo gioco è stato proprio pensato con un'ottica molto interessante, che a me piace. A me piace la mappa, anche perché ha un non so che di simile agli altri Battle Royale. Verdansk era troppo diversa da ciò che si vede in giro. All'improvviso, quando ho visto i colori di questa mappa, per un attimo così, a me ha ricordato Apex in un momento rapido, quando ho visto i movimenti che faceva, cioè anche le rocce, così le pietre, me l'ha ricordata in qualcosina. E quindi ho detto, vuoi vedere che, come è giusto che sia, il gioco va a prendere dei dettagli da ogni Battle Royale, dentro di sistema. Adesso ho sentito dire addirittura che sistemeranno la maschera, verrà introdotta una sorta di bombola che ti darà del gas, non si spera di no, dell'ossigeno a voi mentre siete fuori nel gas, a tutto il team. Quindi, insomma, so che stanno lavorando a certe cose, a certi mutamenti. Adesso hanno fatto il test del loadout, hanno visto che la gente si muoveva un po' di meno, faceva un po' più fatica con le armi del gioco. Allora l'hanno ributtato perché c'erano meno kill. Lo vedo anch'io nei coaching. Da adesso, allo start, quando la gente ha proprio loadout, fanno molti più kill. Quindi, ragazzi, hanno fatto tanti lavori sotto questo aspetto. Quindi, niente, il succo è questo. Io volevo fare un video riassuntivo sul discorso, appunto, dei contratti. Lo trovo interessante. Come prossimi video, cosa andremo a vedere? Allora, sicuramente il prossimo video sarà la parte 2 sul Broken Camera. Ho fatto un'introduzione dei movimenti, ma voglio farveli vedere con un effetto. Ci saranno sia clip mie, sia clip di pro beccate in giro, ok? Quindi, mi raccomando, ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Grazie a tutti per i follow, che siete tantissimi. Mi raccomando, ricordatevi il like. Ciao a tutti, belli!